benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali argomenti trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'approvazione della terza variazione di bilancio in Consiglio regionale con la distensione che c'è stata dopo tensioni nel corso delle ultime sedute all'interno della maggioranza tra PD e Italia Viva e dunque tornato il sereno, ma non sono mancate le polemiche da parte delle opposizioni. Vediamo. È tornata al momento la sintonia tra PD e Italia Viva in Toscana e così la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, dopo tre riunioni ad alta tensione, ha approvato la terza variazione di bilancio della Regione con i voti unanimi delle forze di maggioranza. Nelle prime due sedute era venuto meno il numero legale dei consiglieri. Alla prima era assente il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, che non aveva delegato il voto a un altro consigliere, mentre alla seconda non si era presentato Gianni Anselmi della PD e in entrambe le opposizioni erano uscite dall'aula. Il resto, come dire, fa parte della dialettica della polemica politica. Ho sentito parlare di programmazione, di visione. La variazione di bilancio è il luogo degli aggiustamenti. La visione, la programmazione avviene con il programma di governo che abbiamo approvato due anni fa e con i bilanci di previsione annuali. Quindi ora in fine anno discuteremo anche di quelle che sono le problematiche che devono essere affrontate per dare risposte alle comunità toscane e al territorio della Toscana. Noi abbiamo da approvare il piano regionale di sviluppo, il piano dei rifiuti, l'aggiornamento del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità. Su questo c'è un'attenzione e anche un confronto all'interno della coalizione per dare le migliori risposte in una fase difficile che anche la Toscana sta attraversando. Un atto molto importante che Tel Aviv ha sostenuto con forza, perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Tel Aviv è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo due anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Una variazione di bilancio che di fatto ci delude tantissimo, perché noi riteniamo che un ente legislatore di programmazione come la Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale, dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri, dovremmo finanziare gli alloggi popolari, non quell'impianto sportivo, quel teatro, quella scuola, perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori. Noi riteniamo che in questa fase tanti dovrebbero essere gli interventi per sostenere il carico delle famiglie, soprattutto da un punto di vista di interventi sociali, in un momento di crisi drammatica, di crisi sociale pesante, con gli sfratti che aumentano, con le richieste di contributo all'affitto che non riescono a essere colmate dagli enti locali. Quindi ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali. Invece troviamo il solito interventino alla Gianni Maniera che va a rispondere alla singola domanda del singolo comune, del singolo teatro, del singolo impianto sportivo.
con una scelta noi riteniamo del tutto arbitraria, che non penso sia un bel modo di interpretare il ruolo della Regione Toscana. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. E non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali, per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Spazio anche alle celebrazioni per la Festa della Toscana. Come ogni 30 di novembre sarà celebrata anche quest'anno, il tema centrale sarà quello della libertà d'espressione. Questo il programma. È la libertà d'espressione, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, il tema della Festa della Toscana, istituita per celebrare l'abolizione della pena di morte per la prima volta al mondo da parte del Granduca Pietro Leopoldo I, il 30 novembre 1789. Il programma della 23ª edizione si aprirà il 30 novembre con una seduta solenne del Consiglio regionale al cinema La Compagnia a Firenze, a cui parteciperanno tutti i sindaci dei comuni toscani. Al termine della seduta solenne seguirà il corteo dei gonfaloni, che raggiungerà l'arengario in Palazzo Vecchio per un momento aperto a tutta la cittadinanza. Poi nel pomeriggio andremo a Cascina. Ci sarà un evento serale, perché Cascina proprio. Cascina è un luogo simbolo, il luogo in cui è sepolto Gregory Summers. Gregory Summers è stato ucciso con la pena di morte e a lui abbiamo sostanzialmente dedicato spesso la nostra festa. Lui ha chiesto di venire ed essere sepolto proprio in Toscana. Aveva avuto uno scambio di lettere con i ragazzi della scuola di Cascina e con loro ha chiesto poi alla fine, come ultimo atto, di poter essere sepolto proprio in Toscana. Sarà un evento molto bello, aperto soprattutto ai ragazzi e ragazzi più giovani, alla presenza di Gaia Nanni, di tanti altri ospiti, penso Truppi, penso Vasco Brondi. Sarà un momento in cui coinvolgere le ragazze e ragazzi più giovani, e nel mentre ci sarà un momento in cui illumineremo principali monumenti delle nostre città. Perché la luce? Io penso che serva illuminare, serva che ci sia più luce in uno dei momenti più bui del nostro tempo, e quella luce è la luce della libertà, la luce dei diritti, la luce dell'umanità. Insomma, un programma intenso che continuerà anche nelle settimane successive con altre iniziative che stiamo mettendo in campo. Uno degli eventi più importanti, celebriamo la nostra Toscana. E lo facciamo ricordando una grande vittoria, quella che è l'abolizione della pena di morte nel 1786, il 30 di novembre. Dobbiamo essere orgogliosi di essere toscani, proprio perché siamo all'avanguardia sul piano dei diritti, lo siamo sempre stati. Ecco perché è veramente attuale ricordare questo e dare concretezza citando l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione del pensiero. In un momento in cui ci sono
purtroppo ancora ingiustizie, soprusi, violenze. Dobbiamo affermare con forza la libertà di esprimere il nostro pensiero. Essere nata in Toscana rientra nella grandissima lotteria delle nascite, quindi non c'è merito. L'unico pungolo è cercare di esserne degna, e allora abbiamo risposto subito, me come tanti altri artisti, alla chiamata della Festa della Toscana. Il 30 novembre succede qualcosa di meraviglioso. Abbiamo costruito un percorso di parole, di libertà, che saranno su quel palco insieme. La Toscana per prima ad abolire la pena di morte, per prima a passarci il concetto che l'accoglienza può davvero essere un'arma potente. Allora, nel mio blocco, nella parte insomma che ci compete sul palco, sarò con Ginevra Di Marco, Andreino Salvadori, Francesco Magnelli, e ci sarà proprio un percorso di musica che si fa parola attraverso l'Iran, il Sud America e la Toscana. E uno dice, come si fa a stare all'interno di questa, a mettere così tante cose insieme? Beh, si fa, perché quando si parla di libertà, allora le frontiere diventano un po' più accoglienti. Tutti i testi per la serata del 30, e questo ci tengo a ribadirlo, sono inediti, cioè sono stati scritti apposta per questo grande giorno da passare tutti insieme, da Manuela Critelli. La direzione artistica, che invece tiene anime come Giovanni Truppi, Vasco Brondi, anche loro presenti nella Festa della Toscana, è stata Francesco Carlucci, il direttore artistico che ci ha messo con tanto entusiasmo e pazientemente sul palco insieme. Io probabilmente sarò la più emozionata di tutti. E parliamo pure di cibo sintetico, perché è arrivata anche in Palazzo del Pegaso la raccolta firme da parte di Coldiretti, la petizione per dire no all'utilizzo e alla produzione del cibo sintetico, un appello al quale hanno risposto tutti i consiglieri regionali. La Toscana dice no al cibo sintetico, sottoscrivendo la petizione mondiale per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Il cibo in provetta potrebbe presto inondare il mercato europeo. Già ad inizio 2023 sono attese infatti le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio a livello europeo, uno scenario che preoccupa fortemente anche l'Assemblea Toscana. Per questo alla raccolta firme promossa da Coldiretti hanno aderito pure i consiglieri regionali. Una firma che non poteva mancare da parte del gruppo Lega. Abbiamo presentato la prima mozione per l'attenzione della carne sintetica in consiglio regionale nel 2021, un tema sentito che noi abbiamo riportato a livello europeo, a livello nazionale e oggi in consiglio regionale. E abbiamo detto no perché per noi la tutela dei prodotti Made in Italy, la dieta mediterranea, la culla della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, è base in Toscana, quindi non potevamo che accogliere questa petizione, ringraziando Coldiretti per averla portata all'attenzione della politica. Un tema veramente sentito, ci batteremo in tutte le sedi perché non possiamo accettare che in Italia e in Toscana si possa vendere e commercializzare la carne sintetica. Abbiamo raccolto convintamente questo appello di Coldiretti perché riteniamo sia giusto per tanti motivi, sicuramente non per un motivo ideologico, perché non è questo che ci spinge, ma sicuramente in questo momento la difesa della nostra agricoltura, del nostro brand, delle nostre aziende e anche ovviamente quelli che saranno gli effetti, la ricaduta sanitaria sull'utilizzo di queste carni sintetiche che ancora non sappiamo. Quindi c'è sicuramente un motivo di sostegno alle nostre imprese agricole di qualità, che sono anche la nostra caratteristica da un punto di vista dell'enogastronomia della regione toscana, e da un punto di vista della salute, che ci sembra importantissimo, perché finché non ci sono approfondimenti al di là della ricerca credo sia necessario andare in questa direzione e usare molta cautela quando si parla del cibo e della salute dei cittadini. È una priorità per Fratelli d'Italia, lo è da sempre, lo è da prima che fossimo al governo, lo siamo oggi. Recenti sono gli interventi in aula del ministro Lollobrigida, l'impegno preso anche dal nostro premier Giorgia Meloni, quindi chiaramente oggi siamo a dare manforte a Coldiretti per questa battaglia che in questo senso è proprio una battaglia di civiltà. Siamo un paese in cui l'eccellenza agroalimentare, come dire, la fa da padrone, quindi dobbiamo in tutti i modi, in tutte le sedi, riuscire a tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre tipicità, farlo con determinazione, con convinzione, soprattutto in sede europea. Il Made in Italy, inteso come cibo, inteso come eccellenze non gastronomiche, che sono anche spesso traino
per il turismo sono una voce per il nostro paese importante anche in termini di PIL. Quindi tutto il settore dell'agroalimentare merita il nostro massimo sostegno, soprattutto ora, in questo momento particolarmente difficile, con i rincari, in cui anche Regione Toscana dovrà fare la propria parte. Quindi non solo un gesto simbolico, ma che si deve accompagnare naturalmente anche a tanta sostanza, risorse e diciamo un sostegno politico a tutto tondo. E con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana, restate sintonizzati per tutte le news relative all'informazione del Consiglio regionale e non solo su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento, arrivederci.